Ciao a tutti, oggi vi propongo un po' di lavoro posturale e di mobilità per la nostra colonna. Andremo a fare la lezione a corpo libero, utilizzeremo il cuscino solamente per aiutarci a tenere le posizioni più corrette possibile. Andremo a fare una prima parte da seduti, dove si lavorerà maggiormente sulla parte alta della schiena e una seconda parte invece da sdraiati, dove andremo a coinvolgere anche il lavoro del bacino. Allora, possiamo partire al centro del tappeto, seduti bene sugli dischi, i piedi sono più larghi rispetto al bacino e non troppo sotto i glutei, un pochino più lontani. A questo punto, se volete, potete già utilizzare il cuscino, andando a mettere sotto i glutei per far sì che la vostra posizione da seduta sia un po' più comoda e la schiena riesca a mantenere l'estensione. Quindi non dovete partire da qua, ma dovete riuscire a mantenere l'estensione della schiena come punto di partenza. Posizioniamo le mani sulle ginocchia, proviamo per ora a muovere la testa. Andiamo a ruotare il capo prima da una parte e poi dall'altra. Le spalle sono morbide, la testa ruota liberamente, la respirazione è libera. Quindi andiamo a ruotare a destra e a sinistra, ancora una volta per lato. Ora, quando siamo al centro, proviamo soltanto a far scendere il mento verso l'esterno. E torniamo con lo sguardo leggermente verso il soffitto, senza andare a creare troppa estensione sulla colonna, sul collo. Quindi scendiamo e solleviamo un pochino lo sguardo. Le braccia sono rilassate, la schiena rimane allineata. Ancora 2 volte. Facciamo l'ultimo. Ora riportiamo lo sguardo di fronte a noi, proviamo sempre a mantenere le mani agganciate alle ginocchia, a far scendere il mento verso lo sterno e ci abbiniamo un arrotondamento della zona dorsale. Quando solleviamo lo sguardo, proviamo ad allineare completamente la colonna. Ancora scendiamo, spingiamo indietro le scapole, le spalle si chiudono un po'. Quando risaliamo, spingiamo le spalle in apertura, sentiamo le scapole scendere verso i glutei. Ancora arrotondo e ritorno. Dobbiamo sentire maggiormente il lavoro di mobilità sulla zona dorsale. Ancora 2 volte. Salgo con lo sguardo, allineo la colonna, scendo con il mento, spingo indietro le scapole. Facciamo l'ultima. Ora provo a abbinare il movimento alle braccia. Quindi mentre lo sguardo si porta avanti, il braccio destro si solleva, mentre la mano destra si riappoggia al ginocchio, si arrotondano le scapole, sale il sinistro e ritorno. Abbiniamoci anche la respirazione. Mentre prendo aria, sollevo il braccio, allineo la colonna, mentre arrotondo, butto fuori aria, spingo le scapole indietro. Braccio sinistro su e arrotondo. Ancora destra. E scendo, cerco di fermare la zona lombare e di sentire l'arrotondamento soltanto sulle scapole. Ancora su, facciamo l'ultimo a sinistra. Ora, quando distendo la colonna, porto su tutte e 2 le braccia. Quando arrotondo, provo a portare le mani al centro delle ginocchia. Ancora, prendo aria, vado su, allineo bene la schiena, arrotondo, butto fuori aria. Ne facciamo 2. E scendo. Ancora l'ultima. Ora, da questa posizione, con la schiena allineata, le braccia distese, le spalle basse, provo a dividere le braccia. Il braccio destro lo porto dietro, la mano sinistra va in avanti verso il tappeto, entrambe sfiorano il pavimento. Proviamo a sentire una rotazione solo a livello della parte alta. Torno al centro, buttando fuori aria. Prendo aria e lo faccio dalla parte opposta. Quindi mano destra tra le ginocchia, mano sinistra dietro. E ritorno. Ancora. Ruoto.
ritorno. Vuoto, porto lo sguardo lontano, torno al centro, cerco di far scendere le spalle il più possibile. Ruoto, torno. Prendo aria nella rotazione, divido le braccia, torno al centro, ancora una volta per lato. E salgo. Lo facciamo a sinistra. Ora da questa posizione porto le braccia fuori, piego leggermente i gomiti, continuo la mia rotazione delle spalle. Lo facciamo a destra, torniamo al centro, andiamo a sinistra. Ancora, centro, espiro, ruoto. Cerco di sentire la mia lombare allineata, scapole basse, i gomiti fanno una leggera spinta verso i fianchi, il vertice della testa spinge verso il soffitto. Ancora una volta per lato, destra, torno, sinistra. E ritorno, stendo le braccia, le riporto al soffitto. Ora andiamo di nuovo a fare il movimento di prima, quindi dividiamo le braccia verso destra. Mentre andiamo a fare questo, distendiamo la gamba destra e proviamo ad appoggiare le mani al pavimento, a spingere il vertice della testa lontano. Quando si torna al centro, si prende aria, quindi invertiamo la respirazione rispetto a prima. Mano destra vicino alla gamba sinistra, mano sinistra dietro. Torno al centro, espiro, distendo la gamba destra, ruoto con le spalle, torno al centro, ancora, cerco di non accasciarmi sulla gamba, ma rimango alta, spingo il vertice della testa lontano e cambio, butto fuori e ritorno, ancora, una volta per lato, centro, braccia tese. Cambio. Ora ci fermiamo verso destra con la gamba distesa e proviamo da questa posizione a ripetere il movimento solo a destra. Quindi quando risaliamo mandiamo le braccia a candeliere, quando allunghiamo proviamo a portare il piede a martello, la mano destra dietro, il mignolo della mano sinistra a sfiorare l'esterno del piede destro, cercate di rimanere col carico sul gluteo sinistro. Facciamo dinamico. Prendo aria al centro e espiro, vado ad allungare. Andiamo nel dosso, esercizio della sega. Centro e ruoto. Cercate, come vi dicevo prima, di non collassare sulla gamba destra e di rimanere col carico sul gluteo sinistro. Quindi non spostate il peso da questo lato. Ancora due. E allungo. Facciamo l'ultimo. Manteniamo la posizione, la mano di destra si appoggia a terra, la mano di sinistra va a prendere l'esterno del piede o l'esterno della caviglia se lo sentite più comodo. Provate da qui a buttare fuori l'aria per allineare la fronte al ginocchio di destra, prendere aria per ruotare e guardare dietro. Ancora. Dovete sentire un po' di allungo sulla catena posteriore della gamba destra. E anche sulla scapola di sinistra. Ancora. Tre. E chiudo sul ginocchio. Due. Chiudo. Facciamo l'ultimo. Rimaniamo un attimo in posizione, qualche secondo, qualche atto respiratorio profondo. Poi piano piano si arrotonda per risalire, si riportano le braccia avanti. Da qui andiamo a sciogliere un po', arrotondamento, distensione, braccia morbide, lasciate cadere la testa, ancora, due, ultimo. Ora quando la schiena si distende riparto con le braccia a candeliere, provo a fare la rotazione a sinistra andando a distendere la gamba di sinistra. Il mignolo della mano destra va di taglio all'esterno del piede. La mano di sinistra va dietro. Da qua si torna al centro in estensione, si va in rotazione a sinistra. Mantengo il gluteo destro bene a contatto col pavimento o col cuscino per chi lo ha utilizzato. E ancora tre. E allungo bene verso l'alto. Due. Non mi accascio al pavimento, cerco di
portare il vertice della testa lontano e qua lungo il soffitto. Ultima volta. Ora aggancio con la mano destra all'esterno del piede, appoggio bene la mano sinistra a terra, mantengo il carico anche sul gluteo destro, da qui butto fuori aria, allineo la fronte al ginocchio di sinistra, prendo aria, guardo dietro, cerco di aprire un po' di più la spalla, ancora, ruoto, guardo il ginocchio, apro di più la spalla a sinistra quando guardo dietro, butto fuori, mi chiudo sulla gamba, prendo aria, emergo un po', ancora due, apro, facciamo l'ultimo. Ora mantengo qualche secondo lo sguardo e la fronte in allineamento al ginocchio sinistro, cerco di sentire allungare la catena posteriore di sinistra e la scapola destra. Ora salgo arrotondando la schiena, distendo anche la gamba di destra, proviamo a portare le mani al centro delle gambe, proviamo a chiudere la zona dorsale, la testa è morbida. Ora da qua si sollevano le braccia, si portano tese all'altezza delle spalle, la schiena si allinea, quando le braccia si chiudono ancora andiamo ad arrotondare, spalle chiuse in questa posizione, spalle aperte e scapole verso i glutei quando siamo qua, ancora mi chiudo, prendo aria, mi allungo, ancora mi chiudo e mi allungo, ne facciamo due. Apro, facciamo l'ultimo. Ora, quando siamo in apertura, portiamo i piedi in flex, andiamo a provare il dosso alternandolo da destra, torniamo al centro, lo portiamo a sinistra. Ancora, braccia candeliere al centro, si butta fuori aria, si ruota, immagino che qualcuno mi tiri dalla mano di destra lontano, il vertice della testa lo spingo in diagonale alta, e torno al centro, ancora, ancora due volte per lato, allungo al centro, ruoto la parte alta della schiena e cambio, ancora uno per lato, dal centro, ruoto, andiamo a sinistra e espiriamo. Ora quando siamo al centro uniamo le gambe tra di loro, piedi sempre in flex, ci portiamo in avanti, andiamo ad abbracciare le piante dei piedi con le mani. Proiettiamo il vertice della testa lontano e rimaniamo qualche secondo. La catena posteriore si allunga, provate a flettere la zona lombare e a mantenere invece la zona scapolare piatta. Ok. Arrotondiamo la schiena, rilassiamo i piedi e ci riportiamo su. Ok, ora dalla posizione seduta, per chi aveva il cuscino, lo possiamo sfilare da sotto, lo possiamo portare dietro di noi. Ci spostiamo un pochino più avanti con i glutei per farci spazio dietro. Andiamo ad abbracciare da sotto la gamba che preferiamo, la teniamo stretta a noi, vicino al torace. Proviamo ad arrotondare la colonna per scendere e accompagnare la schiena, a sdraiarsi. Ok, una volta sdraiati andiamo a sistemare il cuscino, lo dobbiamo sentire sotto la zona cervicale e sotto la testa, ci deve tenere in posizione allineata tutta la parte alta del collo e della testa. Ok, posizionato il cuscino, portiamo le braccia lungo il corpo, i piedi sono alla larghezza del bacino, né troppo sotto i glutei, né troppo distanti, una via di mezzo. Apriamo bene le spalle, manteniamo la testa rilassata. Iniziamo a fare un pochino di movimento sulla parte lombare. Quindi andiamo a mobilizzare il bacino, cercando di entrare in retroversione per schiacciare la schiena a terra, in antiversione per ritrovare l'archetto sulla lombare e il pube piatto. Non andiamo oltre. Ancora, espiriamo nella retroversione. Prendiamo aria per portare il bacino in antiversione. Ancora. 4 e torno. 3 e torno.
due. Facciamo l'ultimo movimento col bacino, andiamo ad abbinarci le gambe. Quindi prendiamo aria, siamo in antiversione. Quando buttiamo fuori, solleviamo il ginocchio di destra per portarlo verso il torace, sentiamo la schiena appiattirsi a terra. Scendiamo giù, ritroviamo l'orchetto, partiamo con l'altra gamba. Ora è importante che la zona dorsale rimanga attaccata al pavimento, lo sterno spinga verso il basso, le spalle sono aperte e il collo morbido. Quindi proviamo a sentire il movimento localizzato soltanto sulla zona lombare e sul bacino. Ancora, si butta fuori aria per avvicinare la coscia al torace, si prende aria per tornare. Ancora destra, ritorno, ultima volta sinistra. La prossima volta che solleviamo la gamba destra la teniamo su. Da qui proviamo a mettere ancora un movimento in più. Distendiamo la gamba lontana col piede puntato, andiamo in archetto. Quando richiamiamo la coscia al torace sentiamo la lombare appiattirsi. Ancora prendo aria, mi allungo e espiro per richiamare la coscia vicina. Fermo la parte alta del corpo e vado a muovere soltanto dalla lombare in giù. Ancora. Tre volte, distendo, prendo aria, appiattisco il pube, espiro, avvicino la coscia. Facciamo le due, e richiamo, facciamo l'ultima. Quando richiamo la gamba, appoggio il piede a terra, allineato all'altro, sollevo la gamba a sinistra, ripeto qualche volta il movimento con entrambe le gambe. Continuo a sentire la mobilità sul bacino, la testa è rilassata, le braccia e le mani non fremono sul pavimento. Il prossimo con la sinistra lo fermiamo, andiamo come prima a distendere la gamba davanti a noi, a riportarla vicina. Prendo aria, mi allungo, vado a sentire la distensione sul tratto lombare. Quando invece richiamo la gamba sento l'arrotondamento. E facciamo tre, richiamo, due, richiamo, facciamo l'ultimo. Quando richiamo la gamba sinistra, appoggio il piede a terra e mi fermo un attimo. Ora da qua proviamo ad abbinare l'apertura delle anche, quindi facciamo scendere le ginocchia verso il pavimento, sentiamo che l'archetto lombare si fa un pochino più grande, quindi aumenta. Quando torniamo al centro e ritroviamo tutto l'appoggio del piede completo a terra, andiamo in retroversione, volontariamente. Apro le gambe, entro in archetto, espiro, riporto tutto il carico dei piedi verso il pavimento, retroversione del bacino. Ancora, 4, e richiamo, 3, richiamo, 2, richiamo, facciamo l'ultima. Ora, da questa posizione siamo già in retroversione col bacino, abbiamo i piedi a contatto col pavimento. Proviamo a salire una vertebra alla volta, ci portiamo sulle scapole, non andiamo invece a caricare le vertebre cervicali. Da qui scendo sempre snocciolando, ritrovando la mia posizione neutra. Ancora, retroversione del bacino, una vertebra alla volta, si sale, prendiamo aria e scendiamo giù. Ancora, si sale, una vertebra alla volta, fermiamo il carico sulle scapole, scendiamo verso il pavimento. Ora abbiniamo il movimento del ponte a quello delle braccia. Il braccio destro si solleva mentre andiamo in ponte e lo portiamo dietro. Mentre la schiena torna, scendiamo anche col braccio destro. Alterniamo le braccia, saliamo in ponte, portiamo dietro il sinistro e torniamo. E accompagniamo giù il movimento. Ancora, prendo aria, vado dietro, mi allungo, espiro, snocciolo e ritorno. Ancora, abbiamo invertito la respirazione per andare a inspirare un movimento di salita, a buttare fuori aria nella discesa. Ancora una volta per lato, prendo aria, vado su, espiro, ritorno, facciamo l'ultimo col sinistro. Ora abbiniamo un movimento di entrambi le braccia al ponte, quindi ci portiamo dietro con le braccia, solleviamo il ponte, immaginiamo una trazione avanti dalle ginocchia. Quando la schiena torna, riportiamo entrambe le braccia. Ancora, si sale e si scende. Facciamo tre. Prendo aria, vado dietro, mi allungo dalle braccia, ma mi
Allungo anche in avanti dalle ginocchia e ritorno. Quindi due punti di riferimento per allungarsi sono le mani che spingono indietro e le ginocchia che spingono avanti, in modo che il carico rimanga sui piedi. Facciamo l'ultima. Ora, da questa posizione, portiamo le braccia a croce e proviamo a far scendere il ginocchio destro verso il pavimento per far cadere il gluteo destro e quindi disallineare volontariamente il bacino. Quando si butta fuori aria, si riporta tutto in linea, si spinge il gluteo verso l'alto. A sinistra, apro. Sento bene la discesa del gluteo, ritorno. Ancora, apro, prendo aria qui e espiro quando allineo. Ancora, apro. E cambio. Destra. Sfioro con il gluteo il pavimento. Sinistra. Torno al centro. Ora snocciolo la colonna. Riporto le braccia verso il corpo. Sollevo una gamba alla volta. Andiamo in posizione tavolino. Quindi abbiamo bisogno dell'attivazione del trasverso per mantenere la schiena in imprint e le gambe sollevate. Da qua proviamo sempre ad abbinare il lavoro del bacino a quello delle gambe. Quindi, mentre le gambe si divaricano verso l'esterno, vado a sentire un piccolo arco sulla mia lombare. Quando chiudo al centro, butto fuori aria, retroversione. Ancora, apro, archetto, chiudo, schiaccio la lombare a terra. Prendo aria in apertura e espiro, ritorno. Ancora. E chiudo. Ne facciamo due. Apertura, archetto sulla schiena, fermo la parte alta del corpo, sento la testa morbida, l'addome mi aiuta. Quindi va un pochino a lavorare e a stabilizzarmi. Ora, quando le gambe sono chiuse al centro, provo a mantenere l'imprint, quindi schiena incollata al pavimento. Da qui proviamo a distendere la gamba destra per poi richiamarla a tavolino. E poi andiamo con la sinistra. In questo caso la schiena rimane a contatto col pavimento, quindi non entra più in arco, le braccia e la testa provano a rimanere rilassate, è l'addome che guida il movimento delle gambe. Ancora a sinistra, ultime due distensioni delle gambe. Due, uno. Ora da qua appoggio un piede per volta a terra e scarico un attimo, lascio andare la schiena. Ok, ora da questa posizione passeremo a lavorare in decubito laterale. Partiamo intanto con i piedi ben uniti e le ginocchia unite. Portiamo le braccia a croce all'altezza delle spalle. Proviamo intanto a far cadere le ginocchia da una parte all'altra. Provando a sentire la rotazione sul bacino. Quindi prendiamo aria al centro e espiriamo, andiamo a destra, ancora a sinistra, cerchiamo di mantenere i piedi a contatto, le ginocchia unite. Lo facciamo ancora una volta verso sinistra. La prossima volta che portiamo le ginocchia a destra, continuiamo il movimento e ci andiamo a posizionare sul fianco. Ok, avete il braccio destro allineato alla spalla, il cuscino lo spostate in modo da avere la testa bene appoggiata e comoda, anche il braccio sinistro si appoggia sull'altro. Le ginocchia non sono completamente allineate all'anca, ma hanno un angolo un pochino più aperto, quindi sono un pochino più distanti. Le ginocchia e i piedi sono entrambi allineati. Da qua iniziamo a fare un movimento col braccio sinistro. Proviamo a salire verso il soffitto, lo sguardo segue il movimento della mano, arriviamo ad un punto in cui non sentiamo una grossa fatica, quindi non sentiamo una tensione esagerata nel fare questa cosa, questo tipo di movimento, e poi torniamo a chiuderci verso il braccio destro. Ancora, cercate di sentire un pochino le sensazioni che avete sulla parte alta. Quindi sulla spalla, sul torace e sul braccio sinistro. Ok, ora da qua allineiamo le braccia
sempre all'altezza delle spalle, le mani una sull'altra. Iniziamo a far scivolare il braccio di sinistra sul braccio destro in avanti e lasciamo che la testa segua il movimento. Quindi scivoliamo sia in avanti che indietro. Vi propongo questo tipo di lavoro con una respirazione libera. Andiamo a rendere, a sciogliere il più possibile, a mobilizzare la colonna, in modo poi da sentire dopo una sensazione di libertà anche nella posizione da sdraiati. Ora provate a capire che il movimento arriva fino al bacino, quindi va a coinvolgere non solo la parte alta, ma anche il bacino. Ancora qualche volta. Ora dobbiamo continuare a muovere la parte alta, creando però un vincolo sul bacino. Quindi ginocchia unite, bacino fermo, proviamo a mobilizzare soltanto la parte alta, quindi quella dorsale. Scivoliamo avanti, scivoliamo indietro. Ancora. Avanti, indietro. Ne facciamo 3. 2. Facciamo l'ultimo. Ok, proviamo a riallineare tutte e due le braccia. Adesso creiamo lo stesso movimento partendo dal ginocchio, quindi lo facciamo scivolare avanti cercando di mantenere però i piedi uniti e poi torniamo indietro. Andiamo anche qui a coinvolgere per ora la parte alta della schiena. Le braccia rimangono ferme. Sentite che il ginocchio sinistro scivola sul destro, va a mobilizzare il bacino, ma va a mobilizzare anche la lombare e la dorsale. Ok. Scivoliamo avanti e indietro. Ora proviamo anche qua a creare un vincolo sulla zona dorsale, quindi blocchiamo la parte alta della schiena e cerchiamo di muovere soltanto il ginocchio insieme al bacino. Quindi scivolo avanti, scivolo indietro, ancora avanti, indietro. Vincoliamo la parte alta e creiamo mobilità solo sul bacino e sul ginocchio. Ok, ora proviamo a fermare il movimento. Da qua mettiamo tutto insieme. Quindi facciamo scivolare sia il braccio sinistro che il ginocchio sinistro sugli arti sotto, quelli appoggiati al pavimento. Scivola tutto in avanti, scivola tutto indietro. Ancora. Là. E torna. Ancora. Là. E ritorno. Ne facciamo ancora 3. Torno. 2. Torno, ultima volta. Ora, quando torno, cerco di riallineare le mie ginocchia, i miei piedi e le mani, provo a fare il movimento iniziale, quindi apertura del braccio sinistro, provo a bloccare ovviamente le ginocchia e il bacino e provo ad andare a sentire la sensazione. Dovrei avere un pochino più di ampiezza sul movimento. Cerco ovviamente di mantenere la spalla di destra a terra e di aprire di più il braccio sinistro. La testa segue il movimento, teniamolo qualche secondo. Ora riportiamo lo sguardo al centro, riportiamo le braccia lungo il corpo, riposizioniamoci con la pancia in su, sdraiati. Proviamo a distendere un attimo le gambe. Dovremo sentire, avere una piccola sensazione sul lato sinistro del corpo, quello che guardava il soffitto e che si muoveva. Lo dobbiamo sentire un pochino più disteso e più libero. Ok, ora io mi giro per potervi far vedere tutto dalla parte opposta. Quindi sposto il mio cuscino, mi riporto in decubito laterale appoggiando il fianco sinistro. Il braccio sinistro è all'altezza della spalla, il braccio destro si appoggia sopra. Le due ginocchia sono unite ed anche i piedi, non allineiamole all'anca, sono un pochino più basse. Prendiamo bene la posizione dal fianco, anche qua proviamo a fare una prova. Proviamo a sollevare il braccio destro e andiamo a vedere dove riusciamo a portarlo, senza andare a spingere troppo e a creare tensione.
Ora da qua iniziamo il nostro movimento sulla parte alta, quindi facciamo scivolare il braccio destro sul sinistro, la testa segue il movimento, lasciamo andare il movimento anche alla schiena e al bacino. Ancora scivolo avanti e richiamo. Ne facciamo due così. Facciamo l'ultimo. Ora continuiamo questo tipo di movimento sulla parte alta, creando il vincolo sul bacino. Quindi blocchiamo questa zona, manteniamo le ginocchia e il bacino fermi. Proviamo a scivolare avanti e indietro col braccio destro. Ancora. Avanti e ritorno. Avanti e ritorno. Ancora. Tre. E richiamo. Respirazione libera. Lasciate andare la testa morbida. E seguite il movimento del braccio. Ultima volta. Ora rialliniamo la mano. Iniziamo a far partire il movimento invece dalla gamba. La destra scivola sulla sinistra. Torno al centro. Ancora. Scivolo e ritorno. Vado. Il ginocchio scivola avanti. Vado a sentire il movimento sul bacino, ma anche sulla zona alta della schiena. Ancora, scivolo avanti e ritorno. Scivolo avanti. Vedete che se lasciate andare il movimento andate a interessare anche la parte alta, eh? Quindi tutta la parte dorsale, la spalla e il braccio si muovono. Ora creiamo il vincolo sulla zona alta, quindi fermiamo le braccia e il torace, proviamo ad andare a muovere soltanto il ginocchio insieme al bacino. Scivoliamo avanti, scivoliamo indietro. Ancora. 3, 2, 1. Adesso muoviamo tutto insieme, quindi ginocchio e braccio di destra scivolano avanti e poi scivolano indietro. Ancora. 7. Lasciamo andare morbida la testa. Ne facciamo ancora 5. 4, 3, 2, ultima volta. Ora rialliniamo tutto, cerchiamo di sollevare il braccio di destra, di andare a ruotare il braccio insieme alla spalla, seguiamo il movimento, dovremo andare a trovare un'apertura un pochino più ampia rispetto alla prova che abbiamo fatto all'inizio. Ok, da qua possiamo riallineare le braccia lungo il corpo, ci riportiamo a pancia in su e proviamo un attimo di stendere le gambe. Rilassiamo tutto, schiena, braccia, testa, rimaniamo qualche secondo. Da qui solleviamo una gamba alla volta e la richiamiamo verso il torace. Andiamo a prendere con le mani le ginocchia. Proviamo ad avvicinare le cosce al torace, ad allontanarle un po'. Buttiamo fuori aria per avvicinarle, prendiamo aria per allontanarle. Ancora. Ancora. Due volte. Facciamo l'ultima. Appoggiamo un piede alla volta a terra. Ci giriamo sul fianco, mi raccomando, per sollevarvi, fate carico sul braccio e vi accompagnate su. Ok, spero vi sia piaciuta e spero che la vostra schiena stia un pochino meglio, sia un pochino più rilassata e un pochino più scarica. Alla prossima, ciao ciao!